Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi siamo qui a fare massima potenza. Parla con il padre. Guardate che... non so se ho dei livelli... no, non c'ho talenti da fare. Eccoti qui. Non sai quanto sono soddisfatto. Il nostro nuovo ospite sta prendendo familiarità con l'ambiente e ha già segnalato diverse problematiche nelle nostre procedure. Con il suo aiuto la fase 3 sarà pronta in poco tempo. E tutto questo grazie a te. Questo progetto è in corso da prima del mio arrivo. Quanto manca alla sua conclusione? Non dovrebbe volerci molto. La divisione strutture ha tutto sotto controllo. Tu hai ancora una parte da giocare e penso proprio che ti piacerà. È il momento di annunciare la nostra presenza al Commonwealth, chiedendo che non interferiscano con i nostri progetti. Penso che l'onore di farlo spetti a te. Di quale genere di annuncio stiamo parlando? Una trasmissione per annunciare al Commonwealth che nessuno può permettersi di provocare l'istituto. In qualità di prossimo direttore, la responsabilità ovviamente spetta a te. Abbiamo preparato delle note che dovrai registrare. Quando avrai finito, le trasmetteremo in tutto il Commonwealth. Usa questo microfono e segui il testo. Non è niente di difficile. Sono sicuro che te la caverai, padre. Ah, qua. Allora, diamo una salvata, non sa mai. Per anni avete avuto il sospetto che l'istituto esistesse ancora, che noi fossimo fra di voi. Questo è vero, ma c'è dell'altro. Noi siamo qui e noi siamo... qui per aiutare. La nostra tecnologia superiore rappresenta il futuro del Commonwealth. Oggi attiveremo il nostro reattore nucleare, assicurandoci così un'esistenza che si protrarrà anche quando il mondo in superficie avrà cessato di esistere, assicurando un futuro all'umanità. Non abbiamo alcun interesse nell'interferire con voi per quanto riguarda... Inutili sforzi, vite quotidiane. Per quanto riguarda le vite quotidiane, libertà personale. Non so. Le vostre libertà personali. Chiediamo soltanto che non interferiate con le operazioni dell'istituto. Se lo faceste, andreste incontro. Il vostro annientamento. Il vostro annientamento ci sta. Anche essere conseguenze. Al vostro totale annientamento. State tranquilli, sappiate che il futuro è... ricco di buone prospettive e che l'umanità prospererà sotto la nostra guida. Figliolo. Beh, è stato interessante. Forse non era proprio quello che avevo in mente, ma sicuramente riuscirà a far recepire il messaggio. Ora dobbiamo fare in modo che tutti ricevano il messaggio. Che cosa ne dici di fare un viaggetto a Diamond City? Un po' d'aria fresca mi farà bene. Una frase apprezzabile, anche se temo che laggiù l'aria sia tutt'altro che fresca. La stazione radio di Diamond City ha molti ascoltatori sparsi in tutto il Commonwealth. Se vogliamo che la gente ascolti le tue parole, quello è il metodo migliore per raggiungerla. Prima di utilizzare la loro trasmittente, dobbiamo essere certi che abbia la massima portata possibile. Mi è stato assicurato che i componenti necessari sono già sul posto. Dovrai solo installarli per incrementare la portata della trasmittente. Torna da me quando avrai finito. Per allora dovremmo essere pronti. D'accordo. Andiamo da Moon City.
sembrata una registrazione più che giusta e ecco, nella serie, non rompe, fate il cazzo che volete, basta che non rompete i coglioni. Voglio restare sola. Dovete commerciare? Siamo sempre aperti. Donna. Sai che metto vibrazione così silenziosa? Cazzo. Dice di non parlare con gli sconosciuti. Perché mi corri appresso allora? Non Io ok, in genere non... Oh mio Dio. È per questo. È per questo. Stai calmo. Per forza non trasmette a piena potenza. Dovrò trovare quelle componenti radio. E forse un taro. Oh, fermo. Ok, proviamo così. Salva. Sì. Sono tre componenti. No. Voglio dire. Sì. Voglio dire. Ciao, di nuovo. Ma un indizio, sì, ciao. Ciao. Non rompere le palle. Magari questo pezzo va qui. Forse no. Bene, tu vai qui. Madonna, ti sono uscito il primo colpo. Non rompere la mia attrezzatura. Se non ti dispiace. Cosa devo fare? Muovi. Ah, forse questi. Ah. Va meglio? Questa stazione radio, avrei notato che non ce ne sono altre, quindi. L'ho messo come era all'inizio. Ok. Così non. No, io non ok, in genere non. Proviamo a mettere pulsanti Oh, là. Dio. È per questo. È per questo. Oh, santo cielo, ma un'idea? Scusi. Ehi. Questa stazione radio. Avrei notato che non ce ne sono altre. E quindi.
questo qua. Sarà qua. No, porca. Ma scusami, prima l'avevo messo. No, madonna, sbaglio sempre. Non. Non rompere la mia attrezzatura. Se non ti dispiace. Ma non avevo. Va bene. Ma mi sembra di averlo già fatto così una volta. A quanto pare forse c'era un sistema. Vabbè, siamo stati. Abbiamo fatto, l'importante è quello. Fucile laser automatico, bello. Dove dovevo andare? Qua. Ho sentito dire che quel sintetico in fuga a Libertaria. Scuso per eventuali disturbi che il mio lavoro potrebbe causarti. Quante torrette ci sono? Siamo fortunati ad avere i sintetici che ci aiutano. Il viaggio in città è stato piacevole? Hai fatto tutto? La trasmittente è stata modificata? È tutto a posto. Possiamo trasmettere quando vogliamo. Bene. Non appena il reattore sarà online, entreremo nella loro trasmissione. Lascerò a te l'onore. Questo, amici miei, è un momento per il quale ci siamo impegnati tutti a fondo. Dopo tutti i Scusate ragazzi, do sempre una salvata perché non vorrei fare casino. I nostri sforzi, è finalmente arrivata l'ora di avviare il reattore. Non saremo più costretti a scendere a compromessi per sopravvivere. Non dovremo più preoccuparci dell'esaurimento delle nostre risorse. Mio padre e io non potremmo essere più fieri di quello che ci avete aiutato a realizzare. E siamo pronti a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi in futuro. L'istituto è senza dubbio la più grande speranza dell'umanità. Grazie a tutti voi. Molto lieto. Fico. Ma meglio chiudere la porta, eh? Bello però. Sono davvero fiero di quello che siamo riusciti a fare. Vista. Così non si sa mai per sicurezza che non escono radiazioni. Bello. Non è, ma non so più di radiazioni. Sean, faccio quasi fatica a crederci. Ok, potresti morire di radiazioni. Anni di duro lavoro. Siamo arrivati a destinazione. Ci siamo. Guarda che cosa hai reso possibile. Ora che il reattore è operativo,
Cosa farà l'istituto? Ne parleremo presto. Prima che il futuro dell'istituto sia al riparo da ogni evenienza, c'è ancora del lavoro da fare. Il direttorato ha convocato una riunione per decidere come procedere. Io non ci andrò. Ci sarai tu, in veste di direttore. Va bene. D'accordo. Quindi mi stai dicendo che devo tornare a fare tutto il giro, vero? Sì. Un giorno progetterò un reattore più efficiente che andrà. Gli ultimi sintetici, secondo me, siamo solo all'inizio. Amo il mio lavoro, ma ancora di più amo essere un padre. Se ti sposti, però... Un ambiente di lavoro pulito e salutare è essenziale per la produttività. Tutta questa tecnologia all'avanguardia... Beh, sinceramente, dato come stanno le cose... Abbi cura di te, e ci vedremo sempre meno. Non so se l'hai notato, ma... ho diminuito il tempo di reazione dei sintetici dello 0,04%. Wow. Vorrei progettare qualcosa che allora vada sullo spazio. Cioè, non so. Un bello shuttle. Una bella stazione orbitale. Dato che c'è la tecnologia per farlo qua, perché no? Posso mandare i sintetici a costruire. Allora, dato che siamo a capo, dovremmo uscire dalla tuta, quindi diamo comunque sempre una salvata. Non facciamo casino con le risposte. Sono sicuro che ti rivelerai un ottimo direttore. Siamo tutti ansiosi di collaborare con te. Sono vestito proprio bene. Aspettate, mi siedo, datemi un momento, grazie. Sono felice di essere qui, dottoressa Fillmore. No, sul caso. Spero di saper rendere onore al mio ruolo. Sono certa che ci riuscirai. Ora siamo qui perché è giunto il momento di decidere finalmente di prendere il posto che ci spetta. Niente frasi drammatiche, Justin. Non c'è nulla di drammatico. Siamo in una posizione che ci permette di esercitare la nostra influenza. Ne parliamo già da parecchio tempo. Per farla in breve, nel Commonwealth esistono dei gruppi che si oppongono alle finalità dell'istituto. Ora che il reattore è attivo, abbiamo la capacità non solo di ampliare la produzione dei sintetici, ma anche di far sentire la nostra forza in un'area molto più vasta. Il reattore consentirà di migliorare la vita di tutti. La sua attivazione è un risultato straordinario. Sì, ma non c'è solo questo. Il direttorato ha riconosciuto che è necessario compiere determinati passi per garantire la nostra sicurezza sul lungo periodo. Non usiamo giri di parole. Il direttorato ha deciso che la confraternita d'acciaio deve essere eliminata. Dato che sei il nuovo direttore, abbiamo ritenuto di informarti della decisione per chiederti cosa ne pensi. Allora, qual è la tua posizione? In questo momento l'ultima cosa che l'istituto deve fare è inasprire la situazione. Dovremmo cercare di evitare il conflitto, non di iniziarlo. Mi piacerebbe vedere quell'enorme dirigibile allontanarsi in volo, ma non credo che succederà. Il conflitto è già su di noi. Se non vi porremo fine, le cose non faranno che peggiorare. La verità è che non abbiamo scelta. Se vogliamo essere noi a vincere, dobbiamo agire rapidamente. In qualità di direttore, state a decidere come indirizzare i nostri sforzi per raggiungere l'obiettivo. Vorremmo un'indicazione sulle azioni da intraprendere. Aumentiamo la produzione di sintetici oppure ci concentriamo sullo sviluppo di armi? Dalla mia esperienza, le armi sono la chiave per vincere una guerra. Pensiamo a svilupparne di migliori. Come desideri. La divisione sistemi avanzati si metterà subito al lavoro. Grazie per il tempo che ci hai concesso. Per il momento non c'è altro. Credo che il padre volesse parlarti una volta concluso l'incontro. Se devo essere sincera, non sono d'accordo con la decisione del padre. Ma la rispetterò.
scusa, ho un messaggio urgente da Z114. Il tuo alloggio si è allagato. I tuoi effetti personali rischiano di danneggiarsi gravemente. Puoi dirmi qualcosa in più? Alcuni degli oggetti che hai portato dalla superficie rischiano di andare perduti. Per evitare danni irreparabili, rivolgiti a Z114. Va bene. Direi che, ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata per fare tutto il resto. Ok, posto. Ciao a tutti, alla prossima!